Il primo attaccante. Entrano in campo gli arbitri, il protocollo l'abbiamo imparato a conoscere, lo stiamo vedendo in questi giorni, l'abbiamo visto in Coppa Italia e anche nei recuperi degli ultimi due giorni. Oggi parte la 27esima giornata importante per la Juventus per mettere pressione sulla Lazio, che ve lo ricordo giocherà mercoledì sul campo dell'Atalanta, e anche per tenere a distanza l'Inter, che si è avvicinata a meno 6 dopo aver battuto ieri nel in porta. C'è Szczęsny che riprende il suo posto tra i pali, inizio dicembre. De Ligt, palla rischiosa all'indietro per Szczęsny, poi Bonucci sulla pressione del Bologna, attenzione al pressing del Bologna, una squadra che attacca molto alto l'avversario, quella di Dybala, posizione centrale Ronaldo, si è parlato tantissimo della posizione di Cristiano Ronaldo, centravanti come non ama essere nella semifinale contro il Milan. Posizione Dybala e Cristiano. Skorupski attaccato, rischia anche lui, due brividi nelle due aree, prima con il tocco arretrato di De Ligt, qui Skorupski aggredito da Bernardeschi che è rimasto a terra, si gioca però, attenzione a Dybala che prova ad allargare, Bologna rimedia, c'è ancora a terra però, lo vedete Bernardeschi. Borucci va sul secondo palo dove c'è anche De Ligt, la palla finisce lì, Skorupski la fa sua in due tempi, prova a puntare su Ronaldo che sterza, Ronaldo, grande azione, Ronaldo, Skorupski, arriva Bernardeschi e poi chiede il tocco con la mano di Denzil. Fatto correre Rocchi, ma sbaglia ancora il Bologna che lascia il pallone, Dybala, il tiro a giro è il suo tiro, ma sbaglia e non di poco, Juve pericolosa con la percussione di Ronaldo, palla di Cuadrado è per lui, Dybala pressato e messo giù sotto gli occhi dell'arbitro, il fallo di Stefano Denzil. Ancora a bordo campo Marco Nasotti. La giocata di Sansone, arriva anche Dykes, Sansone crossa, c'è De Ligt che mette sul fondo, calcio d'angolo, primo corner della partita, lo batte il Bologna, attenzione la squadra di Mihajlovic che ha segnato tantissimo. Dagli inserimenti dei centrocampisti come in questo caso. Rabiot gira, rimpallo, altra richiesta di mano dei giocatori bianconeri, Bonucci. Cross di De Sciglio che cerca Ronaldo, cross troppo lungo. Ottimo il pallone per Dykes, ma ottima anche la scivolata in chiusura di Cuadrado, conquista un altro corner in Bologna. È stato bravo qui Cuadrado, c'è stata una mezza disattenzione, un mezzo... Finisce a terra Ronaldo, fischio di Rocchi, punizione per la Juve. I due attaccanti della Juventus in questa azione erano... Parte Ronaldo, calcia male, Dybala con il sinistro, palla sul primo palo, vuoto Barro, finito a terra un giocatore della Juve, Rabiot la rimette dentro, ancora De Ligt giù, poi l'arbitro ferma tutto perché c'è stato uno scontro, due giocatori a terra. Uno era su De Ligt, infatti c'era sfuggito, vedi, c'era sfuggito. La trattenuta iniziale c'è su De Ligt, eccola qui, la rivediamo, Denzil. No, ma gli tira la maglia. Denzil, prima c'è la trattenuta ed è calcio di rigore. Parte Ronaldo, il rigore è perfetto, spiazzato Skorupski, ritorna al gol, la Juve, ritorna al gol, Cristiano Ronaldo, ed è 1-0 Dallara. È partito molto deciso, in realtà secondo me, ora rivedremo il replay da dietro, secondo me è la calciata centrale. Anche ad una velocità rischiosa, la palla per Dykes, Bernardeschi molto bravo, questa volta non interviene Rocchi, braccia larghe per Bernardeschi che riteneva di aver subito il fallo, De Ligt, tocco così, spalla alla porta, grande giocata per Dybala, Dybala, un gol bellissimo, bello il tocco di Bernardeschi, è stupendo, il sinistro di Paolo Dybala, raddoppio della Juve, meraviglia, a 10 dall'intervallo. Meraviglia pura, bene con personalità a prendere campo De Ligt, e poi ci vuole la raffinatezza del tocco di Bernardeschi e la qualità e la forza, la potenza. Rabiot, si fa vedere anche Bernardeschi, il cross morbido dall'altra parte per Dybala che era liberissimo, calcia il volo con il destro ma non trova la porta. Sì, Dybala che la riempie dopo, ci arriva per ultimo. Centrocampo davanti, Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. Ici l'Argentina, ci siamo fatti un po' vivi fra. Solo Rabiot, Bernardeschi lo cerca con una palla tesa che finisce. A sfruttarlo però, Svanberg arriva al limite, continua a calciare, ma continua a calciare sugli avversari, più bravo in uscita De Ligt, contrasto duro con la palla che finisce nella zona di Orsolini, 4 liberissimo in area, Ronaldo contro Skorupski, tocco sull'uscita del portiere, la palla finisce a lato, liberissimo Ronaldo, ha avuto una grande occasione, sì, per fare 3-0. Sono buone intuizioni di Bernardeschi. Si accentra, va Bernardeschi, trova il palo e poi Ronaldo, rimane giù per il momento la bandierina, Ronaldo, la finta, Ronaldo con il sinistro sul corpo di Skorupski, vicino Aldo al limite con il sinistro, poi Pjanic, la Juve fa sul serio, vuole chiudere il discorso, il fallo su Miralem Pjanic e ci sarà una punizione da posizione molto invitante per i tanti. Pjanic sulla barriera.
si muove Bonucci, chiama il pallone, Dybala va da solo con il destro a cercare la porta. Momento della partita in cui l'impressione è che la Juve la possa chiudere da un momento.